Siamo con Vito Coppola, dirigente della Sera Pavoli, insieme a lei c'è Ornella Di Criscio, direttore sportivo appunto della formazione di B2, nonché giocatrice credo anche della squadra di prima divisione femminile che quest'anno disputa sempre la prima divisione femminile. Allora, con entrambi partiamo in ordine, diamo lo spazio al gentilsesso, come si vuol dire, per parlare di questa annata dell'Allianz Bank Sera Pavoli, come la vogliamo chiamare. Come secondo te come è andato questo 2008? Credo di poter dire abbastanza bene, no? Sì, sicuramente il bilancio è positivo perché comunque i risultati ci sono stati, ma più che altro ecco, abbiamo visto che il lavoro pianificato quest'estate ha dato veramente quest'anno i suoi frutti. L'anno scorso ovviamente eravamo una matricola, quindi qualunque risultato positivo è stato visto come una sorpresa, quindi una piacevole diciamo, scoperta di questa nuova categoria. Mentre quest'anno eravamo chiamati appunto a confermare quanto fatto di buono l'anno precedente, che come si immagina quindi era sicuramente un'impresa già più difficile. E invece i risultati sono venuti, il bilancio per quanto mi riguarda sicuramente è positivo, per quanto riguarda la squadra di B2, infatti siamo a soli 2 punti dalla zona playoff, quindi un risultato che veramente si è ancora molto aperto, ci sono molte squadre nell'ambito di 3 punti e quindi vedremo di lavorare quest'anno per non far sfumare ecco, questo obiettivo almeno. Rispetto all'anno scorso mi sembra di ricordare che il girone è anche cambiato, se non mi sbaglio, quindi che differenza è passata fra i gironi di B2 del primo semestre e questo qui? Rispetto all'anno scorso noi avevamo un girone che a livello organizzativo sicuramente era molto più semplice per quanto riguardava la nostra compagine, perché praticamente c'erano squadre solo di Lazio e Campania. Quindi è stato più semplice organizzare trasferte, questo aspetto qui. Però c'erano comunque compagini che avevano sicuramente formato la squadra per vincere il campionato, infatti diciamo, c'è stato un campionato abbastanza spaccato in 2 tronconi, cosa che quest'anno non c'è. C'è la Nanni che ancora vince tutte le partite, speriamo ancora per poco, e, mentre il livello generale delle altre squadre è tutto quanto insomma, più uniforme, quindi sono molte le partite finite al tie break o comunque combattuti tutti i parziali punto a punto. È un'esperienza diciamo, anche più appassionante perché comunque il girone di quest'anno prevede squadre di 4 regioni addirittura, Lazio, Campania, Marche e Molise, quindi sicuramente è una bella esperienza insomma. Parliamo con Vito Coppola che comunque è un dirigente, è stato anche addetto stampa della Sera Pavoli l'anno scorso, adesso l'ha passato la palla alla biondina appunto Alessandra Aprile. Ma a te vorrei chiedere anche perché credo che vedo che comunque ogni volta che ti contatto mi parli anche delle giovanili. Come sta andando, come è andato il settore giovanile della Sera Pavoli? Il 2008 è senza dubbio l'anno più fulgido, l'anno migliore della Sera Pavoli, della storia della Sera Pavoli, sia in ambito femminile che ancor più in ambito maschile, proprio perché parliamo della B2 maschile, parliamo di un vivaio che sta crescendo a vista d'occhio in maniera molto in maniera esponenziale. Noi siamo nati come settore maschile con 5 ragazzini, ci presentammo, ricordo, a Latina un anno, il primo anno, con 6 ragazzini non alti più di 1,20 m contro le giovanili della Latina Volley che era in A1. E il pubblico di casa di Latina tifava per noi perché facevamo tenerezza. Le cose sono cambiate, ricordiamo quei momenti comunque con grandissimo affetto e simpatia perché sono le nostre basi. Tutto questo poi è andato a cambiare nel corso degli anni e grazie all'ausilio di Carmine Valerio gli anni scorsi, che noi ringraziamo e che non fa parte più della Sera Pavolley, e adesso di un nuovo acquisto in ambito tecnico come Giuseppe Costigliola, che tra l'altro è anche il secondo allenatore della B2, che viene dall'Isernia Volley A2 e le giovanili dell'Isernia Volley. Va detto che questa crescita esponenziale noi ci auguriamo che attraverso anche Giuseppe Costigliola questa cosa continui a crescere. Abbiamo raggiunto per quanto riguarda il settore maschile con l'Under 16 maschile le finali provinciali e per la prima volta storico questo tra femminile e maschile nella storia della Sera Pavoli a giugno, quindi a metà 2008 abbiamo raggiunto la fase regionale, quindi una prima nostra giovanile che è andata al di là dei campionati provinciali per accedere
a quelli regionali. È stata una cosa fantastica. Latina non tifava più per noi. E Latina a quel punto non tifava più per noi, ha tifato per se stessa. E purtroppo poi dopo non è andata benissimo, ma poi ci vuole anche un po' di esperienze. Ragazzi, erano molto emozionati. Io tra l'altro ho avuto l'onore di essere dirigente diretto di quella squadra, quindi perciò ne parlo così bene. Sei di parte, no, insomma. Sono di parte sicuramente. E però la nota positiva di tutto questo è che due dei nostri ragazzi fanno parte della selezione regionale, proprio della regione Lazio, due dei 12 poi che compongono la squadra della regione Lazio, e che sono Romolo Di Bernardo e Giovanni Capomaccio, i quali poi hanno avuto anche delle presenze negli allenamenti della B2 e anche in panchina per quanto riguarda Giovanni Capomaccio, proprio con la B2 stessa. Stiamo parlando di ragazzi di 16 anni. Quindi è una grande vittoria, diciamo, da questo punto di vista, e in previsione futura ancor più che i risultati della B2 sorprendenti del 2008. Quindi io direi una grandissima annata quella del 2008, che si è chiusa. Tu mi hai chiesto le giovanili, io però ti dico questa cosa, questa chicca, prendendola dal mister Tony Bove, che si è chiusa poi con il 30 dicembre 2008 con la vittoria sull'Ortona, e ci siamo quindi qualificati per la prima volta nella storia al terzo turno di Coppa Italia. Stiamo parlando di ottavi di finale e quarti che si disputeranno in una sola sede prossimamente. Coppa Italia di B2, noi 4 anni fa stavamo in Serie D, DC, e arrivare ai quarti di finale di B2 è una grandissima soddisfazione. Si è chiuso col botto il 2008, speriamo che questo botto continui nel 2009. Torniamo a parlare con la Parnella di Criscio. Adesso chiedo un discorso che si è parlato, che quest'estate, il primo semestre è andato bene, si è parlato quest'estate della possibilità che il coach, l'head coach, come si chiama adesso, poteva andare via, ma lo avete bloccato grazie alle operazioni di mercato che credo abbia dato lui indicazioni, diversamente sarebbe cambiato il tecnico. No, sicuramente il discorso che avevamo fatto col mister, noi l'abbiamo preso addirittura in Serie C, quindi è stato un suo venirci incontro, perché ovviamente era sceso di categoria dalla B alla C, per portare avanti questo progetto che avevamo noi in mente, quindi di fare questo salto di categoria al più presto, e quindi sicuramente di crescere anche nel campionato, appunto, nazionale. Quindi a fine anno, ovviamente tratte le somme della stagione passata, abbiamo deciso con la società di portare avanti questo progetto in un determinato modo. Quindi sicuramente sotto le sue direttive tecniche, però siamo riusciti a approntare una squadra di un certo livello, ma era una cosa che comunque faceva parte dei piani della società. Noi abbiamo preso questo mister proprio perché ci riuscisse a portare avanti un discorso di crescita, ecco. Altrimenti, insomma, le scelte societarie sarebbero state altre. Cosa ha di speciale con il Bove? Ma di speciale di speciale non è, c'è la polverina magica, probabilmente. No, sicuramente è una persona che dà molti stimoli, nel senso che comunque anche lui, come ha una mentalità, appunto, che si sposa con la nostra, nel senso che vogliamo sempre crescere, sempre andare avanti, non ci accontentiamo mai, si vede infatti altro. Però ecco, lui è la cosa che lo differenzia dagli altri, che comunque è della zona, quindi penso che ci tenesse proprio a fare bene qui, perché è un parecchio tempo che mancava da Gaeta, quindi portare avanti un discorso del genere a Gaeta, dove mancava da 20 anni, insomma, è stata una fatica sia da parte nostra che da parte sua, però credo che, insomma, i frutti ne valgano la pena alla fine.